di Maria, un viale che sembrava sera in galleria, c'era una bambina che andava in piedi sulla bici, un cancello che la sera stava chiuso. Scusate. Bravo, bravo! No, perché mi rompeva proprio il cazzo, cioè rompeva anche a voi, eh. No, perché prima ho detto al batterista, ho detto dopo ti ricordi di staccare per favore la molla, che io quando sicuramente non mi ricordo salgo, inizio il pezzo e lui mi ha detto sì sì, è tutta gente che beve, che si droga, e infatti sono tutti amici tuoi. L'ho già staccata. Ti droghi veramente allora. La chitarra, bando alle ciance e vado senz'altro a presentare un gruppo, diciamo che in questi ultimi tempi ha avuto proprio un exploit, e quando è proprio arrivato al massimo si è sciolto. E quindi adesso qui quello che c'è qua non è proprio il gruppo quello vero, ci sono gli avanzi, quelli che sono rimasti. Sapete che quando si scioglie un po' la plastica, come la plastica, si scioglie, poi rimane giù quella roba piatta che tu la tiri su e rimane un po', magari con dentro dei pezzetti anche di sporco e un mozzicone. Ecco, quello che vedete voi è quello che c'era della cosa originale, sono rimasti questi qua. Contenti quindi, felici di questa presentazione così carica che io ho fatto di loro. No. Le cose belle le dico dopo, dai. Ladies and gentlemen, only for you tonight, alla casa 139, i Tecapi! Grappoli gli applausi, vedi? Ivo, sono andato al Ferramenta. Dai. E ho trovato Tiziano Ferro. Io sono andato in gioielleria e ho incontrato Dario Argento. Sì. Io sono andato allo stagno e ho incontrato Giovanni Rana. Io sono andato con la macchina sull'autostrada, arrivo ai Caselli e chi incontro? Sì. Caterina Caselli. Ah, Caterina. O io sono andato no, è sempre là in gioielleria, c'era Daniele Piombe. Era Daniele, in caccia e pesca, io l'ho incontrato dentro caccia e pesca, Daniele. Suggerizione qualcuno. Non c'era più, è salito, gli hai fregato quella della gioielleria, è rimasto non ne ha più. Ma il bello è che gliel'ho detto io. Hai vinto, Ivo, hai vinto. Introducendo. No, aspetta, fammi dire una cosa, scusa, perché io prima vi ho presentato male, vi ho preso in giro. Vabbè, ci prendiamo tutto in giro da soli. Esattamente, ma non volevo in realtà infilare il coltello nella piaga di quel bastardo di Andrea Rodini e di quel pezzo di merda di Tommy Ferrarese. E diciamo le cose. Di Tommy Ferrarese. No, anche perché secondo me ha mandato degli emissari. E di Jack Frusciante. Ha mandato degli emissari che vanno a raccontare tutto poi. Ah sì? C'è gente. Vedi questo qua che sta registrando. Ah, sta pure registrando. Ah, sì. Tommy vaffanculo! Andrea! Fammi un. Così no, ma era perché così. Esattamente. Sono andato al cinema. C'era Gigi Proiettore. L'ha già andato oltre. No, ma perché non riesce a stare in Sardegna? Sono andato le montagne, c'era Giovanni Pascoli. Niente, si era già illuso di aver trovato una vena comica. Ci dobbiamo lavorare, Pascoli. E invece niente, è già andato male. Pasqua, tu di. Ma tu sai che macchina predilige Isabella Ferrari? La decapotabile. Esatto. No, vabbè, se andate d'accordo, però finisce male. No, facciamo un numero tutto nostro. Lo so, magari lasciamo. Molto, che molto gentilmente hanno aderito ad anni 10 e hanno deciso di venire a questa sera. Puoi staccare questo cazzo di merda di cosa? Non fa suonare, che ti ha rotto i coglioni! Porco Giuda! Non ce l'avete automatico che si attacca e si stacca! Una cosa dovete fare, il click clack! La portava Tommy. Non c'hanno niente di elettronico, non è che. Porco Giuda, no, dicevo comunque che caro Sergio. Cos'è questo? Questo è il palazzolo che cingola. Rumori di tutti sta cingolando, no, si riesce a fare una cosa, se ne viene a capo. Non si riesce a lavorare. Poesia. La luna
è una lampadina e le stelle sembrano limoni buttati giù nell'acqua. E io, Lina, son qua che cammino avanti e indietro, avanti e indietro, e mi fa male i piedi, Lina. Translation. La luna è una lampadina, i stelparelli montra giù nell'acqua, e mi subì che cammina avanti e indietro, me fa male me, me fa male me, Lina. Va bene così. Allora, terzo piano, quarta ringhiera, la luce è accesa. Si vede, si vede. Quindi sei in casa, certo. Lina. Ascolta, Lina, sei in casa, ma io invece sono qui che cammino avanti e indietro e mi fa male i piedi, Lina, soprattutto il destro. Lina, translation. Terzo piano, quarta ringhiera. Lina, allora, a parte il fatto, Lina, che lo sa tutti che sei su col barbiere. Nel senso che si fa la barba? No, nel senso che quello stronzo del barbiere è su con lei. Ah, che... Ma lo so perché fai così, perché quello lì c'è un sacco di soldi. Certo. A me i barbieri mi sono sempre stati sui coglioni. Strano. Non ci vado mai dal barbiere, va bene? Strano. Non sopporto quelli con i capelli lunghi, tra l'altro. Lina, guarda, diglielo te, perché quella lì, cioè, veramente, dai, diglielo. Pensa tu che te sei sui punti del barbè, perché il cambridge della ne è messo che camera avanti in tre, e fa male per, e fa male per, Lina. Allora, tra l'altro, scusa, il 31, nel senso del tram, è già andato. Via. Il 28 ce n'è uno, è già andato. Ma tutti gli altri? Niente. Nessuno. A me mi tocca andare a casa a piedi, Lina, che mi fanno anche male i piedi, soprattutto il destro. Traduci, Lina, per favore, cerca che tu dica, Il 31 è già passato, il 28 che ne è già più. Ma tu che guarda, non so come dirtelo, tra l'altro mi sei anche avvicinato uno, mi fa anche un po' paura, sono ore che sono sotto questo portone e non so cosa può succedere, Lina. Quello fa paura anche a me, esatto. Dire, insomma, non è da star tranquilli, Lina, con tutto quello che succede in giro sotto a questo portone succedono delle cose strane. Una volta, pensa, una volta ho visto un gatto che miagolava, che piangeva, che non ce la faceva più, come me, Lina. Lina, cerca di capire, traduci, cerca, anche tu di. Anche a me sono come un gatto, sono chi so dal tuo porto, che carani come un mat, e giughetti come il butto, Lina. E penso che era un pezzo di Pasqualino Conti.